coniugi sorte, ita pietate, unanimes templum, hoc divo januario Iosefus Iameus, et Isabella bionda fundare. Anno Domini 1725. Carissimi concittadini tutti, lettori e lettrici, autori e autrici, la società operaia è lieta di annunciarvi la pubblicazione di un nuovo lavoro. Questa volta si tratta dell'antologia che è stata scritta in ricordo dei coniugi Giamei, Isabella Biondo e Giuseppe Giamei, che sono i fondatori di una delle più importanti e più straordinarie chiese che si trovano nella nostra amata Cerreto. Abbiamo deciso di raccogliere una serie di studi, di testimonianze e anche una raccolta emozionale fatta di foto, di poesie, di musiche, che hanno ad oggetto un capolavoro, il nostro capolavoro, la nostra chiesa di San Gennaro, che è fondata per una sorta di devozione. La cosa più importante è che nasce come luogo di sepoltura, però, così come abbiamo spiegato meglio all'interno dei nostri saggi e dei nostri scritti, vedremo come questa chiesa sia riuscita ad unire due poteri, il potere della chiesa ed il potere del popolo, l'amministrazione. Questo lo scoprirete all'interno delle pagine del libro. Libro che parte con la storia dei due sposi, a partire dalla loro nascita, a partire dalle loro ricchezze, dal loro lavoro e soprattutto dai loro testamenti. I loro testamenti che sono i lasciti più importanti e a livello giuridico, perché hanno una caratura, sono scritti in un determinato modo e a livello proprio di importanza, perché appunto sono riusciti a unire quelli che sono stati i due poteri sempre in contrasto tra di loro, il potere della Chiesa ed il potere dello Stato. Il motivo lo scoprirete all'interno del libro. Vi invitiamo tutti a partecipare a questo evento che avrà luogo nella nostra Cerreto e principalmente all'interno della Chiesa di Santa Maria dei Morti il giorno 18, domenica alle ore 19. Dopo la presentazione ci riuniremo tutti all'interno della chiesa di San Gennaro, dove a partire dalle ore 20 alcuni autori illustreranno i loro saggi e vi illustreranno appunto gli studi che sono stati fatti e le particolarità che hanno riscontrato. Il tutto sarà poi alietato alla fine da una tradizione che è quella del pane con un poco di cerase. Ma scoprirete meglio di che cosa si tratta appunto il giorno dell'appuntamento. Un caro saluto a tutti.